dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui, come il Padre che ha la vita ha mandato me. E io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Buongiorno a tutti, ci troviamo oggi a Peglio. Dall'alto guardiamo le case, guardiamo Gravedona, Dongo, altri paesi. Qui attorno vediamo il nostro lago. Oggi è domenica, oggi è festa, la festa del Corpus Domini, cioè la festa del corpo e sangue del nostro Signore, una festa particolare, particolare perché il Signore ci invita all'ascolto, ci invita ad ascoltarlo. Spesso guardando l'Eucaristia ci meravigliamo che alla nostra vista sembra tutto così uguale, così abitudinario, stesse parole, stesse frasi, ripetute messa dopo messa, ma il vero invito è nell'ascolto. Nel saper ascoltare la parola, il Signore ci invita ogni giorno ad ascoltarlo, chiama i suoi, dice seguimi, chiama anche noi a seguirlo, perché il vero cambiamento è nell'ascolto. Un grande santo, San Tommaso, diceva che non sta nel gusto, non sta nel tatto, non sta nella vista, alla consacrazione, il vero cambiamento, ma sta nell'ascolto. Il saper ascoltare, il saper ascoltare ci dà un senso in più. Facciamo attenzione, ascoltare non vuol dire sentire, sentiamo tante voci, apriamo la finestra, sentiamo un vocio, l'ascoltare è ciò che intercetta il nostro cuore. Chiediamo oggi, in questa domenica, il dono al Signore di saper ascoltare, di ascoltare non solo con le nostre orecchie, ma di ascoltare col cuore. Buona domenica a tutti, ci vediamo domenica prossima.